Adesso io mi sa che andrò a fare una cosa che non so se va fatta. Perché questa è la caverna della strega. E ci dovrebbe condurre da Freya. E Mimir mi ha detto lasciala stare. Dalle tempo. E se ci andassimo? Così giusto fermo. Perché magari Cos'altro ti aveva detto? Sembrava piuttosto importante. la troviamo Non è con niente, ha Baldur. solo detto che il ragazzo gli è familiare. Io? Ma è impossibile. Sono d'accordo, a meno che, forse, si riferisce al futuro? Dicono che quando Jormungandr e Thor si scontreranno durante il Ragnarok, lo scontro sarà così violento da spaccare l'albero della vita, proiettando il serpente indietro nel tempo, prima ancora della sua nascita. Cosa? Follia pura. Beh, avevo detto di non preoccuparvi. Non è che tipo... No? Un pochettino. Tracannato l'acqua del lago dei Nove. È una buona idea tornare qui. Probabilmente è là dentro a preparare la tua dipartita. O a pensare in vita a Baldur, come ha fatto con te, Mimir. Ah, io non sono vivo, ragazzo. Rianimato, quello sì, ma sono ancora morto stecchito. Non sarò mai quello di una volta. Lei non vuole questo per suo figlio, fidati. È un sollievo. Non il fatto che sei morto, ma... Beh... Sì, no, io stavo guardando un'altra cosa. Perché quei maledetti mi hanno chiuso la porta. Io l'avevo aperta. Qualcosa non mi torna, infatti adesso la riapro. Non è una porta questa. Immaginavo. Vabbè, io ci provo. Vediamo cosa mi dice. Noi questa zona l'avevamo fatta. Però è strano per i corvi. Cacchio, dove sono i corvi? Ah, ne è chiusa. Posto, ci ha chiuso fuori. Cioè, ci ha chiuso fuori, si è chiusa dentro. Va bene. Quasi meglio. Atreus. Oh. Dietro casa. Casa non era completata. Dietro casa c'è qualcos'altro. Livello 4. Ok. Sono di lime. Però sono tutti scarsini per fortuna. Si vanno via easy. Vieni, vieni. Sai cosa vuoi? Una lasciata? Subito. Toh. Tutti tuoi. Ehi. Non hanno funzionato i falchi? Non hanno funzionato i falchi, eh? Fa lo stesso. Cos'è sta zona qua sopra? Eh? Cos'è? Cos'è qua? Roba in fiamme. Cos'è? Cosa mi rappresenta? Ah. Un passaggio per altre parti. Oh. Ho capito. Ho capito di cosa stiamo parlando. Pick! Ce n'è una anche qua. Cioè, Udino aveva una camera segreta di fianco a casa nostra. Stai dicendo questo? Aspetta. Prima vediamo un attimo la zona. Perché il discorso è che se mi portano.
Dove ho lasciato lo scrigno io godo. Ormai l'inizio, raga, non me lo ricordo più, per carità. Però. Mi ricordo come era messo lo scrigno. Questa mi sembra la zona. Boia, quanta roba. Troppa roba. Quello posso toglierlo? Allora, posso far così? Madonna. Ma tutta sta roba extra così? Sicuramente prima delle lame del caos non potevamo farla. Spero però che non. Cioè, spero che non sia roba nuova e che c'entri con la parte iniziale. Che almeno recuperiamo anche quella. Cosa sono queste statue? Devo avere paura? Vabbè, raga, ma è enorme. Questo l'ho aperto. Questo l'ho fatto. Non mi chiedete quando. Non è inizio gioco questo. Ah, si è andato dall'altra parte. Me lo ricordo. Quello si abbassa e dovevamo bloccarlo. Io non sono più dietro casa. Dove? No, questa è la porta. Quando è che ci siamo stati qua? Non mi ricordo. Mi ricordo la zona, ma non mi ricordo quando ci siamo stati. Era uno dei primi puzzle quello che ho fatto, tra l'altro. Del bloccare usando la Liviatano. Foresta selvaggia. Siamo dietro casa. È tutta sta zona che mi manca un botto. Oh cacchio, ma questo è l'inizio. Questo è l'inizio! Fermi! Vabbè, Kratos, con calma. Oh mio Dio. Era questo. Perché poi io ero già pronto, no, con la mia testa a dire, no, ma voi mi avete detto che era una cosa che potevo fare in ogni momento del gioco. E invece non era vero perché appunto non riesco a riprendere quello che c'era all'inizio, quindi l'ho perso per sempre. E invece godo. Godo. Allora, raga, è da un po' che giro, in realtà, quindi direi di fare un'altra cosa. Andiamo avanti. Ci siamo.
E poi ritorniamo. Beh, se tutto va ritorniamo indietro. Cioè, finisco di esplorare. Forse. Forse. Anche perché più che altro io devo andare nelle altre zone. Yotenem, ok. Ah, ok. Alfheim, Nilfheim, Helheim. Sono tutti disponibili. Che okay, dove devo andare? Perché mi serve. Mi serve. Ragazzo, da completare. La testa. Preparati. Oh, ok. Preso. Per il cristallo. Speriamo che questo non ti faccia esplodere. Oh, non ci avevo pensato. Forse dovremmo parlarne un po' meglio. No, andrà bene. Pronto. Com'è spiacevole. Ora, ragazzo. Mimir. Tira te. Mimir, tutto a posto? Ma non gli chiedo niente. Allora, sta bene o no? Sarà lontano. Lo vedremo. Ma sta bene o no? Vorrei dire una cosa prima di continuare. Sta bene? L'ultima cosa che vi serve è una testa in decomposizione che rovini il momento. Io posso aspettarvi qui. Questa cosa riguarda solo voi. È vero. Ma se qualcuno ti trova... Per i morbidi seni perfetti della Dea Sif. Ce l'avete fatta. Scusate. Volevamo assistere. Oh, non è che è finito, no. Vero? No, 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 no. Lasciare loro. Diamine. Va bene. Badate a lui finché non torniamo. Posso farcela? No, no, non posso. Oh. Sindri, proprio. Questa è una palla da rugby. Pronto? Vieni. No, raga, ma non è quello finito. Ah, no, forse no. Trova il picco più alto di Jotunheim. Oh shit. Questa raga mi sa di finale. No, fermi. Io devo fare un sacco di roba. Perché dobbiamo fare un sacco di roba, Atrus. Abbiamo tutti. Cioè, devo finire. Orca vacca. No, dai, no, no. Adesso no. Voglio finire gli altri regni prima. Mi prendo per il culo. Va bene, andiamo avanti. Più che altro Mimir ci ha detto vi aspetto qua. Quindi non è il finale questo, vero? Ragazzo, confiamo per te. Torna qui, per favore. Non montarti la testa, campione. Ok. Atreus, ho detto, ho perso un figlio. Atreus, ho perso l'Olimpo. No, l'Olimpo no. Raga, noi stiamo salendo. Il fatto è una cosa. Il boss finale chi è? Non è Baldur. Il boss finale può essere Freya. Può essere... Non dico Thor perché non so che dirà. Può essere Odino. Dove dobbiamo andare?
Guarda, siamo sulle dita del gigante. Vedo il picco più alto di fronte. Proprio laggiù. È fatta. È fatta. Che cosa fai? Non ho più niente da nascondere. Lui teneva le bende per nascondere... la roba delle catene. Siamo vicinissimi. Vabbè, Ather, sei un insensibile bambino. Ti lancio giù dal monte adesso. Ragazzo. Incredibile il fatto che ci siano ancora quelle ceneri, perché le teneva lì nel taschino, tipo. Cioè, è assurdo. Intanto, vedi, ma anche la testa, no, che era ancora viva. Cioè, dopo tutto quello che abbiamo fatto, gli dà la roba intatta. Ragazzo. Non è niente. Credevo solo di sentire le voci. Se troviamo Sindri e Brock qua, rido. Ehi, c'è nessuno? Non ho più un'arma. Non posso usare le armi. Che posto è questo? Saranno passati di qui quando lasciarono Midgard. Perché scolpire i volti? E se questi fossero tutti giganti che sono riusciti a uscire vivi? Non molti. Però l'architettura non mi sembra vichinga. Mi sembra più una roba spartana. Odino e Thor hanno rovinato la vita a tutti. Boia. Sono morti? Una roba della memoria, tipo? Dove saranno ora? I giganti sono tornati al loro regno per sopravvivere, ma ce l'avranno fatta. Ah, chi è il guardiano? Tyr? Dovrei sentirli, invece no. Questo posto è deserto. Che è successo? Perché mamma ci ha mandati qui? Trovo una risposta e sorgono altre due domande. Che merda. Oh. Aspetta, perché lì c'era... Oh, non c'ho la mappa. Vada solo. Volevo aprire il menu del diario. Aspetta. Padre, sta accadendo qualcosa. È la tua ascia. È sua madre. Guarda. Discute con un gruppo di giganti. Lei conosceva i giganti. Era una di loro? Quando abbiamo incontrato il serpente del mondo. Ma come? E la battaglia con Baldur. Ma è appena accaduto.
La profezia. Sapevano tutto quello che sarebbe successo. Il drago sulle montagne. Il gigante muratore. Tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. No. Questa è la tua storia. Ma che significa? Che non ero l'unico genitore con dei segreti. Non lo sapevi. Se era un gigante. Io sono un gigante. Perché non ce l'ha detto? Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo. Ma perché non ci ha detto la verità? Avrà avuto le sue ragioni. Baldur non è mai stato sulle mie tracce. Stava cercando sempre e solo lei, senza sapere che era solo cenere. Se aveva un piano per noi, mi fido. Qualunque esso sia. Sottocca anche quello. E poi, finora ha avuto ragione. Andiamo. Siamo vicini alla meta. Sì. Sì, ci siamo. Cos'è? Non ho visto bene. Fuck. Non ho visto bene la scena. Perché anche quella lì era parte della profezia. Guarda, è della mamma. È stata qui. Sapeva dove saremmo andati. È come se fosse stata sempre con noi. A proteggerci. A guidarci verso casa. Finiamola. Qua non c'è niente da combattere, raga. È finita. Quindi lei era un gigante e per lo stesso motivo anche Atros è un gigante. Che però ha ereditato anche la mia parte. Orca vacca. C'era un morto a sinistra. È pieno. Facciamolo insieme, figliolo. Lì. Ma perché sono tutti lì così? È lo streamino che ha fatto? Addio, Fei. Ti voglio bene, mamma. I giganti sono tutti scomparsi. Non c'è niente per noi qui.
Sei rimasto te. Andiamo. Quindi, se mamma era un gigante, io sono parte gigante, parte dio. E parte mortale. Giusto. C'è solo una cosa che non capisco. Il mio nome sul muro. I giganti mi chiamano Loki. Loki? Loki. È il nome che tua madre voleva darti quando sei nato. Ti avrà chiamato così con la sua gente. Ma perché? Ci penseremo un altro giorno. Torniamo a casa ora. Loki? What the fuck? Io, cioè, so il nome Loki. Lei voleva che la portassimo qui per stare con la sua gente. Ma sapeva che qui sarebbe stato così. È questo che voleva farci vedere. Ma non so chi è Loki. Che parlassimo o che rimanesse un segreto. Io non lo so. Che facciamo? Vorrei che lo decidessi tu. Oh. Perché hai voluto chiamarmi Atreus? So che non è il nome di un dio. No, era un soldato, uno spartano. Grande guerriero. Tutti gli spartani sono grandi guerrieri, addestrati dalla nascita. La vita era disciplina, dovere, guerra e morte. Una vita dura e senza gioia. Mm. Ma Atreus, lo spartano, era diverso dagli altri. Lo vedevi sempre. Non è che l'abbiamo incontrato. Nei momenti peggiori. Era allegro e ci infondeva speranza. Malgrado fossimo macchine da guerra, in noi potevano esserci umanità. E bontà. Nel giorno in cui donò la vita, il suo sacrificio salvò molte vite e volse la battaglia a nostro favore. Io lo riportai a casa disteso sul suo scudo e lo seppellì con tutti gli onori dovuti a uno spartano. Il suo ricordo c'era di conforto nei momenti bui. Wow, davvero una bella storia. E Mimir se l'è persa. Non è che l'abbiamo incontrato in qualche God of War vecchio, vero? Sarebbe un ottimo easter egg. Cioè, magari durante il primo God of War, quando succedeva qualcosa. Perché in realtà i veri spartani e tutti li abbiamo incontrati nel primo God of War. Poi magari sì, c'era qualcosa anche su Ghost of Sparta e forse su Chain of Olympus. Perché già nel 2 e nel 3 era, avevano abbandonato Sparta e quella roba là. E già puntavano contro gli dei. Però mi chiedo se appunto magari in una cutscene lui perde sto suo amico, sto suo comandante, sto spartano. E lo chiamava Atreus. Sarebbe tanta roba. Dove si esce? Ah no, aspetta, non è la parte bianca. Perché non vedo la porta, scusa. Sarebbe interessante. Non credo. Però sarebbe interessante. Capisco. Quindi voglio tornare a casa. Loki è un gigante. Che parte ci sono altre valchirie da liberare, altra gente sì. da aiutare. Forse sì. ci ha fatto venire qui anche per aiutare chi ne ha bisogno. Dimmi, che cosa avrebbe fatto Atreus lo spartano? E che farebbe Loki? Che nome strano. Meno male che mi hai chiamato Atreus. Beh. A me Loki piace come nome, è bello. Cioè, non lo so perché mi immagino Loki, mi immagino questa divinità. Ehi, ecco sono la testa. Felice di vedervi. Ma l'ha lasciata per terra? Di questi nani. Che è successo, Mimir?
Hanno preso un gran numero di misure, poi si sono messi a battibeccare sul tempo. Dove ti portiamo? Che ne dici di ovunque tranne che qui? E se stessero ricostruendo un corpo per lui? Sai che figata? Continua a esplorare, completa i favori dei nani, libera i draghi, viaggia verso Musflime, Miniflime, trova il nuovo oggetto del migliore per ottenere equipaggiamento potente in modo da sconfiggere le valchirie corrotte. Yes! Ah, le posizioni sono state rivelate sulla mappa, tutte. Me le ha messe tutte. Che prima io ne avevo una sola in mappa, che forse era questa. No, forse ne avevo due, che erano quelle che avevano tentato di sconfiggere, che ho lasciato indietro perché non riuscivo. E... possiamo farle. Adesso possiamo farle. Allora, buono. Quindi non è finito. No, c'era... buono. C'erano i titoli di coda, eh. Però non è finito. Perché appunto abbiamo un'altra missione, che è quella di tornare là dietro. New Game Plus ti consiglio di iniziare una nuova partita mantenendo il tuo equipaggiamento argento. Il New Game Plus è selezionabile in ogni momento nel menu opzioni. Ok. Quindi da ricominciare. Cosa mi cambia? Non lo so. Però buono. Ah no, è finito. Questo è il tempio di tiro, è vero? Sì, beh, adesso abbiamo... abbiamo tutta la roba da completare, in sostanza.